Sevilla, aprile 2013. Un carcere di massima sicurezza del nord-est brasiliano. Un angolo secco della terra dove la parola uomo si confonde e diventa miseria e durezza di cuore. Thank you.
perché se sei chiusa qui dentro da tanti anni, non lasciare che ti rubino la speranza. Shani, non ascoltare soltanto la rabbia che hai dentro. La rabbia è l'unica cosa che non mi hanno ancora levato qui dentro. Non possiamo più tornare indietro. O ci danno quello che ci spetta. Un mattino qualcuno degli ostacoli. No, Shani, no, non è questa la strada. Così, così non arriverete da nessuna parte. Ascoltami, fidati di me, Shani, lo sai. Lo sai che io ti voglio bene. Non ci hanno lasciato altra scelta. No, Shani, no, c'è sempre un'altra scelta. Sorella, la nostra storia è stata scritta molti anni fa e non possiamo fuggire al nostro destino. Nessuno perdonerà i nostri sbagli. Ma voi state già pagando il vostro debito. Per noi non finirà mai. Ci guarderanno sempre come colpevoli. In realtà non ci perdoneranno. Non ci perdoneranno mai. Figlia mia, non piangere. Andrà tutto bene. E ricorda, Dio non si stanca mai di perdonare. Mai. Gianni. No.
Gianni, Dio non si stanca mai di perdonarci. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Ma
vita vera di Lucia. Questa è crudele realtà. Nelle pieghe della realtà a volte si insinuano situazioni che finiscono per cambiare il corso stesso della vita. Biagio comincia a bere ed il demone dell'alcol si impadronisce della sua mente, lacerando la quotidianità di Lucia e delle sue figlie. Ciao mamma. Ciao. Che cosa hai fatto quel braccio? È successo di nuovo. Ma non entro, non preoccuparti. Passa. Mamma, dimmi la verità. È stato di nuovo lui! Lo sai che non mi piace che tu dica lui? Quando parli di tuo padre. Rispondimi. È stato lui, ha bevuto di nuovo, vero? E poi ti ha picchiata come succede sempre. Ma dai, lo sai che papà non è cattivo. Non è cattivo, è che quando beve fa così. Il problema è che fa così tutte le sere. Basta, 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 basta. Questa non è una cosa che riguarda te. È una cosa tra me e tuo padre. Sì, è vero. A noi non ha mai fatto niente, ma io non posso continuare a vivere qui in questo modo. Non possiamo chiuderci in camera tutte le notti con la porta. Sono stufa di ricevere come saluto della buonanotte parolacce e insulti. Sono stufa, basta, sono stufa. Te l'ho detto, non è tutta colpa sua. Quando beve si trasforma. Come se diventasse un'altra persona. Yeah.
così per molti anni, segnata da una quotidianità fatta di paura e violenza. Per qualche anno Lucia e le figlie si trasferiscono a casa dei nonni, finché Biagio non convince Lucia che tutto è cambiato, che lui è cambiato e che tutto sarà diverso. Nonostante la diffidenza delle figlie, Lucia decide di credere a quell'uomo. Quell'uomo che aveva giurato di amare, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia. E tutti tornano a vivere sotto lo stesso tetto. Ma non sempre la storia è maestra di vita. E dopo un primo periodo tranquillo, la violenza torna ad abitare nella casa di Lucia e Biagio. Solo da chi ha provato il dolore.
Questa non è una formula magica che serve a sconfiggere il male. E non è detto che la scelta di Lucia sia quella giusta o la soluzione per tutte le storie di violenza familiare. Questa è la scelta che lei ha fatto in quel tempo, in quel momento, con la sua storia. Esiste per ogni donna una via d'uscita. Avere il coraggio di parlarne, il coraggio di denunciare, pregare, senza dimenticare che tutte queste strade possono convivere e senza giudicare il dolore, la paura e la straziante solitudine che accompagnano queste scelte. Nello stesso paese, all'ombra delle vie della Franciacorta, nei primi anni del 2000 la dipendenza dall'alcol presenta il conto. Biagio si ammala e dopo alcuni episodi di ischemia subentra il tumore al fegato. Ad assisterlo Lucia, la moglie, e le figlie, Simona e Federica. La malattia ha fatto perdere l'autosufficienza a Biagio, fatica a camminare e a parlare. Ha smesso di bere e la coltre di nebbia che gli confondeva il cuore, gli velava gli occhi, si è dissolta. E con lei se n'è andata la violenza. Dica, fisicamente non bene, lo vedi anche tu come ridotto. Però non lo so, è strano, ma sembra quasi più sereno. Nei giorni scorsi, quando gli ho portato dell'acqua, mi ha preso la mano e a fatica mi ha detto: come sei bello. E poi mi ha fatto una domanda che non ho mai sentito fare in tutti questi anni: mi vuoi ancora bene? E tu che cosa gli hai detto? Gli ho detto di sì, e gli ho anche detto che dopo tutto quello che abbiamo passato, adesso lui deve rimanere qui con me, per farmi compagnia. E sei proprio sicura di avere capito bene? Ormai papà non parla quasi più. Io capisco benissimo quello che mi dice. E poi mi ha chiamato più volte per chiedermelo. Se lo dici tu. Ma poi sai, ci sono anche altre cose strane che stanno succedendo a papà. Ieri, per esempio, continuavo a sentire un rumore, come se cadesse. Sono corsa di là per vedere cos'era successo. E dopo un po', che tu ci creda o no, ho capito. Ho capito che cercava di mettersi in ginocchio. Dai, ma papà a pregare. Papà, che rideva di me quando andavo in chiesa. Da non crederci, vero? Pensa che addirittura mi ha fatto capire che gli piacerebbe sentirti cantare. Thank you.
le note di un altro cuore. E io non ero sola. Sonia è forte. Per renderla così hai dovuto per forza spezzarle le gambe. Perché? Io non so perché, ma la mia vita non è di certo una vita spezzata. Ed io non ero sola. Non hai ascoltato le preghiere di Elena e non le hai donato nemmeno un giorno in più con suo marito. Perché? Perché? Io non so perché, ma quando il tempo è finito mi sono affidata ed io non ero sola. Hai lasciato sua Liliana in difesa in mezzo ai soldati e ai carcerati. Invece che scatenare i due potenti legioni di arcangeli! Perché? Io non so perché, ma c'ero io in quel carcere e quando non sapevo più che cosa fare mi è salito alle labbra padre mostri. Ed io non ero sola. Alcol, percosse, violenza, sotterfugi, paura. Hai lasciato vivere Lucia felice e contenta nella sua fiamma d'amore. Perché? Io non so perché, ma quando impotente guardavo la mia vita fuggirmi dalle mani, ne ho unite. Ed io non ero sola. Sì, ma io l'ho chiesto a te. Dov'eri? Rispondi! Rispondi! Dov'eri? Dove? Perché non rispondi? Rispondi! Dov'eri? Rispondi! Rispondi! Dov'eri? Che ne farà del mistero e del coraggio?
che ne farai di tutto questo? Ne ho già fatto la vita. Il gatto invisibile, Anna Maria.
solidarietà per voi. Grazie. Grazie davvero a ciascuno di loro, ma grazie anche a tutti coloro che, pur non comparendo su questo palco, hanno permesso questo musical. Allora ve li presentiamo. E sono i nostri capipalco, Roberto e Fratello Giorgio. Grazie a tutti loro, grazie a questi amici che hanno fatto delle corse da Brescia, dal lavoro, dalle vacanze per raggiungere questa bella località, e grazie all'amministrazione comunale ancora per averci accolto. C'è anche il sindaco, non sono vice sindaco, siamo proprio in una botte di ferro. Grazie a voi e grazie anche alle nostre amiche di famiglia, Nicoletta, la Cesira, quelle signore che ci viziano con le loro torte, quelle cose buone che sanno fare qui. Grazie davvero. E mentre dico questo grazie, con un po' di voce bassa, scusate per questi cambi di temperatura, meno male che non devo cantare. Ringraziamo tutti, ma in particolare queste 5 donne. Sor Erika, Sonia, Elena, Sor Liliana e Lucia per averci raccontato le loro storie. Noi siamo contente perché Sor Liliana è una trentina, è una donna dalla fede dolomitica ed è la Val di Fassa, e siamo felici che questa sera qualcuno di Moena sia qui. Grazie davvero. Sor Liliana è tornata in Brasile alla sua missione, ai suoi carcerati, ed è bello, dopo aver fatto questo musico a Moena, poterlo riproporre in Trentino. Allora, grazie a queste donne che hanno lasciato un piccolo scritto, vi verrà consegnato all'uscita, così tornando a casa possiamo così leggere quello che queste donne così ordinarie, ma che hanno avuto la grazia di non mollare, di aver coraggio, di aver sentito dentro questo non temere che il Signore gli ha detto. Ecco che cosa vogliono dire a ciascuno di noi. Se volete all'uscita, oltre che ricevere questo pieghevole da leggere a casa, potete scrivere sul quaderno che trovate una dedica, un pensiero, qualcosa che poi, quando ci troviamo come gruppo, abbiamo il piacere di leggere insieme. E poi, così, la sorpresa più bella della serata è che l'ingresso era libero, eravamo d'accordo così, e l'uscita invece è a pagamento. No, nel senso che quello che vorrete lasciare va per le nostre missioni. Abbiamo missioni in Brasile, in Burundi, ma la raccolta di questo spettacolo va per le nostre missioni del Mali. Lì abbiamo un progetto molto bello, una comunità giovane, abbiamo aperto solo da 3 anni questa comunità, andiamo ad aiutare delle ragazzine che sono davvero nel bisogno. Quindi grazie se ci aiutate ad aiutarle. Bene. Andrea, mi sembra che voglia salire, è il sindaco, il suo papà e dall'amico del nostro suore. Mi sembra che è così la storia. Emozionante. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi sembra tutto il resto. Quando sono entrato per uno spettacolo delle suore, che sono andato in ritardo, visto che ragazzi, ho detto ammazza le suore però. Però a parte questa piccola entrata, devo dire veramente, cioè, cosa posso dire? Uno spettacolo incredibile, perché la musica, la recitazione, professionisti, attori bravissimi, per lo più 5 storie assolutamente attuali che, oltre che regalarci uno spettacolo culturalmente alto e di intrattenimento, ci fa anche andare a casa e riflettere con il cuore. Quindi quando c'è il cuore c'è sempre qualcosa di bello. Però adesso, oltre che ringraziare veramente tanto
Hai detto bene, suor Enza. Dopo la spiego. Suor Enza, perché hai detto che questa è una bella località? Sono molto contento che sia venuta di Maro, perché è uno dei 6 posti più belli al mondo. Perché poi c'è Carciato, Presson, Monclassico, Folgarda, Moena, perché abbiamo anche gli amici di Moena. E adesso vi spiego com'è nata il discorso di suor Enza. Io un giorno sono nel mio ufficio, scendo nel palazzo municipale, scendo al palazzo del consorzio, vedo la suora, dico, la suora ha bisogno. Io non c'entro in questo ufficio, mi dice sì, voglio fare uno spettacolo. Bene, quando volete farlo? Il 1° di luglio, aia, abbiamo il ritiro del Napoli, il teatro non si può usare, ma suor Enza non gliene frega niente, talmente, è talmente contenta, talmente vivace, talmente che ti è, che mi guarda e mi dice va bene, grazie, lo facciamo. No. E dico, perché sai, abbiamo anche la festa dei giovani, i giochi d'estate, sì, mi frega niente, non se ne accorge nemmeno, dice sì, allora lo facciamo. Poi, sarebbe la SIAE, quella brutta cosa da pagare con carne, non abbiamo più fondi, va bene, ma facciamo lo stesso, grazie che ci pagate anche la SIAE. In più, suor Enza, dico, come ti chiami, sorella? Suor Enza, aia, la mia mamma si chiama Enza. Ne conosco 2 al mondo, una ce l'ho in casa, una è arrivata adesso, cosa faccio? 1 più 1, già la minestra è triste, se dico di no l'omonima, la minestra sarà ancora più triste, quindi brava suor Enza, vieni. Ma non sapevo questo spettacolo fosse così bello. Posso assolutamente dire che in base alle persone, agli applausi e a quello che avete dato, noi sinceramente non possiamo fare a meno di voi. Quindi tornate presto, tornate ancora, vi aspettiamo. E saluto tutte le mie ragazze di Calciato, che alla faccia della fusione sono nella fila di mezzo, dalla prima all'ultima, tutte di Calciato. Quindi, ho visto prima.